Oggi una puntata particolare dedicata all'alta finanza e al caso GameStop, che ormai tiene il banco a Wall Street da settimane. Qui in Italia non si è parlato molto di questo caso, solo giornali di finanza e qualche youtuber per seguire l'onda. Io ne parlo a fatti avanzati proprio per darne una visione d'insieme. Mentre voi vedete le importantissime grafiche relative a questo canale e ai miei social, vi dico che a mio avviso questo fatto è una vera svolta epocale per l'alta finanza e Wall Street. Il fatto che tutto sia partito da internet e dai suoi meme, i meme, avete capito bene, i meme, è un plus comunicativo non da poco. Che internet sia un punto di aggregazione tra persone è chiaro da oltre un ventennio, e che l'alta finanza sia un gioco d'azzardo totalmente distaccato dal mondo reale è chiaro ai più da quando è uscito al cinema Una poltrona per due, film di quasi 40 anni fa, diventato da noi pure un classico di Natale. La nostra storia inizia proprio qui, dove Louis Winthrop III e Billy Ray Valentine, in cerca di vendetta, incontrano i creatori di meme di un subreddit chiamato Wall Street Bets. Leggendo quei meme si rendono conto delle manovre di vendita allo scoperto di un fondo di investimento che tiene basse le azioni di GameStop, anche se, visto l'interesse del miliardario Ray Cohen nello svecchiare la società, dovrebbero essere rialziste. Ora metto da parte la nostra storia un attimo, perché penso sia il caso di spiegare due secondi come funzionano le vendite allo scoperto, dette anche short sell. Sono legate a vere e proprie scommesse future sull'andamento del mercato di quell'azione. Un esempio è sicuramente più esplicativo. Io, fondo di investimento, decido di andare da un possessore di azioni di GameStop e gli prometto che se mi presta quelle sue azioni, tra 6 mesi le ridarò indietro tutte con un interesse X come bonus per lui, qualunque sia il valore dell'azione in quel momento. Lui accetta e io, ipotizzando che quelle azioni andranno male, le vendo subito sul mercato capitalizzando 100 e poi, quando sarà il momento di restituirle, le comprerò a 50 perché si saranno deprezzate e la differenza tra 100 meno 50 e l'interesse fa il mio guadagno. Ora, tutto va bene se queste scendono, ma se salgono? I nostri speculatori, ma sarebbe meglio definirli scommettitori, hanno tutto l'interesse a tenere basse le azioni di GameStop per poter trarre un grande profitto e usano i loro soldi, conoscenze e potere di grande fondo di investimento per marcare il territorio e tenere lontano i concorrenti. Ricordo che oggigiorno fondi di investimento controllano intere società fisiche o aziende e, per esempio, fra i più noti potrebbe esserci il Milan con il fondo Elliott. Nel mondo ci sono ormai fondi di investimento più ricchi non solo di piccoli stati, ma anche di medie potenze mondiali, e questo ci fa capire quanto possano ungere gli ingranaggi per raggiungere il loro scopo. Ma adesso dobbiamo tornare ai nostri protagonisti. I partecipanti del subreddit Wall Street Bets sono quasi 2 milioni. Decidono di non starci e, sebbene piccoli con pochi fondi, si organizzano in massa per comprare azioni di GameStop. Facile capire che le azioni disponibili sul mercato, essendo limitate, inizieranno ad alzarsi di prezzo poiché la richiesta aumenta. Per questi acquisti si affidano in larga parte ad una app chiamata Robinhood, che fa da intermediario senza applicare alcuna spesa aggiuntiva agli utenti, poiché viene pagata da un fondo di investimenti per passargli in anteprima i dati delle transazioni, così che possano prevedere l'andamento del mercato. Questa pratica è di suo definibile come insider trading e la SEC, organo di vigilanza, ha già aperto un'inchiesta, ma ci torneremo fra poco. Intanto le azioni salgono, si parla di un passaggio da 20 dollari a quasi 32 in un solo giorno, il 12 gennaio, poi esplode l'inferno a Wall Street. I fondi di investimento, per limitare le perdite presi dal panico, iniziano a comprare, i piccoli risparmiatori già lo facevano e quindi la richiesta supera di gran lunga l'offerta. Dal 21 al 27 gennaio il valore schizza da 40 a 350 dollari.
fondi di investimento collassano nei debiti e devono far fusioni per non dichiarare bancarotta, ma realizzano anche che cosa stava succedendo e vanno a battere sulla porta dei social network. Facebook chiude diversi gruppi di discussione, per esempio, e anche dalla app Robinhood, che in un momento topica sequestra le azioni GME, quelle di GameStop, in possesso dei suoi utenti e inizia a venderle sul mercato, così da far scendere il prezzo. Ora non credo sia necessario spiegarvi la gravità di questo gesto, che ovviamente gli è valso anche una class action dagli utenti, ma la storia non finisce qui, anche perché il prezzo delle azioni GME è ancora relativamente alto, sui $90 al momento di questa registrazione, anche se in costante calo. Ebbene, questi piccoli Davide partiti da un subreddit di meme non hanno mollato dopo aver fatto diversi cadaveri di Golia e anzi, oltre a tentare di tenere alto il valore di GME, hanno puntato ad altre aziende come Nokia, BlackBerry o AMC, catena di sale cinematografiche in USA, ovviamente in difficoltà a causa della pandemia, facendo alzare il valore anche di queste ultime. Facile capire che tutto questo ha portato un caos tale a Wall Street che probabilmente non si vedeva dalla crisi dei subprime del 2007. La situazione ovviamente dopo settimane non è tornata alla normalità, o almeno a quella amata dai potenti fondi di investimento, ed è chiaro che l'aggregarsi e il coordinarsi su internet, già visto in manifestazioni, politica e purtroppo anche terrorismo, è arrivato non troppo a sorpresa anche nel mercato dell'alta finanza, uno dei luoghi più distaccati dal mondo reale che ci possano essere, infliggendo un duro colpo a chi si credeva un dio del mercato azionario. Perché è chiaro che gli squali del mercato, visti in film impegnati come The Wolf of Wall Street, La Grande Scommessa o anche più leggeri come Il Segreto del Mio Successo, hanno ora tanti piccolissimi piranha ben organizzati che non vedono l'ora di fargliela pagare. Pure il mercato dell'intrattenimento ha deciso di fiondarcisi dentro con MGM e Netflix che hanno già annunciato film riguardanti questa vicenda e una casa di produzione indipendente addirittura una miniserie a tema. Fun fact conclusivo, uno dei capi di questi grandi fondi di investimento è andato in TV a piagnucolare dicendo che cose del genere non devono capitare e che il mercato va tutelato. Ovviamente quando parlava di mercato intendeva loro, e infatti il giornalista, non uno sprovveduto, gli ha fatto notare che in realtà sono stati loro a volere questa deregolamentazione e che fanno di continuo queste manipolazioni sul mercato. La risposta da parte del nostro colletto bianco è però arrivata così chiara che per renderla più accettabile alle persone devo prendere a prestito la satira di Alberto Sordi nel Marchese del Grillo. Ah, mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Con questo direi che posso solo ricordarvi il mi piace, di iscrivervi e attivare la campanellina, magari anche supportarmi. Commentate e condividete questo video che spero vi sia sembrato chiaro ed esplicativo di una questione che certamente ha segnato un punto che difficilmente si dimenticherà. Trovate comunque dei link di riferimento in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!